Signore e signori, anche la camera oggi si fa vedere, ovviamente come sempre, siamo tornati e contro ogni aspettativa, contro ogni speranza, abbiamo cambiato roster, abbiamo cambiato tutte le squadre del mondo, le abbiamo rifatte, abbiamo recuperato i player nuovi, i player vecchi, si sono mescolati, il più grande gesto d'amore che Proving Grounds potesse darci e noi caster invece siamo ancora qua, imperituri sempre pronti a raccontare con voi le gesta dei nostri player. Benvenuti in Proving Grounds Summer Split, io sono Charlie, con me Tavernello. Non potevamo iniziare se non così. Non c'era altro modo. Non esiste altro modo se non questo. Però mi sto. Ok, ci sono. No, poi entri Siamo. troppo nella parte, hai ragione. Ah no. Oddio. Ma sai che in realtà ci stavo prendendo gusto. Ok, un Ah, sì? ruolo, il clown che mi piace ogni tanto prenderne parte. Ma comunque, siamo finalmente all'inizio di questo nuovo split che può regalarci tantissime emozioni già fino a. Un giorno fa non si sapeva nemmeno quale fosse l'ultimo team che avrebbe partecipato a questo split. Abbiamo Assolutamente. tante novità, che sia dai team, che sia anche per quello che andremo a vedere a livello di patch. Abbiamo tutto nuovo. Andiamo a vedere anche per iniziare quali sono questi team, perché per chi si fosse persi, abbiamo dei nuovi inserimenti. Abbiamo i GGF, abbiamo i Fox Esports, abbiamo i Novo che vengono direttamente tutte e tre dal Tormenta, quindi tutte nuove leve. Del gaming italiano che vogliono cercare di dimostrare il massimo. Soprattutto perché appunto abbiamo visto alcune progressioni, alcuni spostamenti di team, per esempio gli Enemies che sono riusciti ad approdare in PG Nationals e che hanno dovuto affrontare una settimana, uno abbastanza complicata, ma sono sicura che avranno modo di studiare i loro avversari, lasciando posto quindi a nuove leve, come hai detto tu, che vengono direttamente da Tormenta. Pensiamo ai GGF Esports, ai Fox Esports, anche i Novo li abbiamo visti avere uno spostamento proprio dalle parti più interessanti della classifica del torneo amatoriale, appunto, fino a qui, fino ad arrivare nella Serie B italiana di League of Legends e iniziare a confrontarsi con delle realtà ancora più strutturate, sapendo che comunque molti di questi team continuano ad avere una fetta della loro orga anche in Tormenta, proprio perché da lì si iniziano ad intercettare le nuove leve dei giovani molto promettenti e sappiamo, Tave, io e te, che in questi team abbiamo qualche sub, ma anche qualche giocatore titolare che è comunque molto giovane e molto promettente. Ho sentito di giocatori di 16 anni Sì. Sì, Master 600. abbiamo dei giocatori incredibilmente forti che più che altro hanno possibilità di dimostrare tantissimo in questo split. C'è così tanto potenziale che è anche difficile andare a prendere quel singolo giocatore, quella singola squadra. Bisognerebbe un po' parlare di tutti con calma. Ed effettivamente col tempo che abbiamo la possibilità di fare anche un pochettino un recap in primis delle partite che andremo a vedere oggi, perché su quello poi ci baseremo anche sull'ordine. A questo punto delle squadre di cui andremo a parlare oggi. Abbiamo i Novo contro i Fox, quindi queste due nuove forze che vengono direttamente dal Tormenta. Abbiamo i Deltarend contro gli FN che fra l'altro vogliono cercare di ritornare di nuovo in quella top 4, se non fare anche di più. I GGF contro Apocalypse e Underworld contro Bats. Quindi questa è la schedule. Fra 5-6 minuti dovremo partire con la prima CS e nel frattempo andiamo a parlare di queste due squadre. E io partirei da ciò che ci viene meglio, Tave, partirei dai meme, perché il coach di Dai Novo meme? Esports, il... Ah no, Aspetta, aspetta. ah no. Dov'è? Dov'è? Dove li ho messi? Li ho già persi. Ok. Partiamo dai meme. Per tutte le persone che vagano e girano per l'internet e poi dobbiamo per forza appunto cambiare le vesti, ma perché faremo più o meno un TG meme? Abbiamo visto che i team hanno iniziato e continuano a mantenere la loro comunicazione social e soprattutto ogni playday ci sono delle sfide diverse, ci sono dei team che si affrontano contro nuovi team e i primi di oggi saranno proprio i Novo Esports contro i Fox. Cosa c'è da dire in questo caso? Che Masti, coach di Novo Esports, ha avuto qualche buona parola da dire, soprattutto anche con una presentazione, visto la serie di gossip che si stanno PowerPoint promulgando importante. esattamente in questi giorni, in questo weekend. Ma per fortuna non si parla di alcun decesso in questo caso, si parla proprio del fatto di non volere fare dei giochetti e andare a pensare di
prendere le cose alla leggera, ma si decide di andare sul pesante. E se andate a vedere su Twitter potrete vedere il content che i team hanno creato per noi. E in questo caso parliamo proprio di questo messaggio spicy, piccante, no? Di Coach Musty, che non è qua per fare dei giochetti divertenti, simpatici, perché lui punta a far arrivare i Novo Esports, che tra l'altro vengono fuori come uno dei team più temuti, più rispettati, pur approdando in questo Summer Split in Proving Grounds, e ha intenzione Coach Musty di fare le cose sul serio e di pensare anche di puntare al primo posto. Tutti gli hanno già dato per vinto, noi non parliamo, ovviamente non possiamo dire nulla prendendo ovviamente il nostro ruolo, ma sicuramente possiamo dire che è un roster che ha tantissimo potenziale. Ci sono Scarrettinelli, basta dire questo, e ci fa capire quanto questo roster vuole cercare di puntare in alto, vuole cercare di dimostrare tantissimo. È un roster che ti permette anche dei giocatori, ti permettono di giocare in modo molto versatile, essendoci tanti carry in questa squadra hai possibilità di fare tanto. E fra l'altro Musty comunque è un coach con tantissima esperienza, non scordiamocelo mai, comunque ha partecipato a vari split anche in PG Nuts, nel campionato principale, e questo ci fa capire quanto lui voglia prendersi di nuovo e vuole portarsi di spalla per andare di nuovo in PG Nuts, per dimostrare quanto lui voglia rimanere nella Lega principale italiana. Anche perché di strada da fare ce n'è, ma abbiamo visto che le cose cambiano a distanza di uno split dall'altro, a volte anche prima, a volte anche durante, a volte anche nel mezzo, ma quello che c'è da tenere di conto è che la performance aiuta di volta in volta. Ci sono team che vedremo che puntano molto di più sul percorso e hanno esplicitamente detto: possiamo magari non partire al meglio delle nostre capacità perché ci stiamo un po' adattando, stiamo un po' scaldando i motori, provando il roster, ma sappiamo benissimo che trovarsi da subito in cima alla classifica potrebbe significare un momento di vantaggio, potrebbe significare una nuova opportunità qualora ci fossero ulteriori cambiamenti, oppure, come nel caso degli Enemies, finire in testa alla classifica con uno split perfetto 14-0 potrebbe essere un lasciapassare a, appunto, il PG Nuts, che diventa il passo successivo, ciò a cui si aspira, perché poi ricordiamo, dal PG Nuts si passa anche in EMEA Master. È vero, ricordiamoci anche che ci sono dei Champion Points che vengono accumulati nel corso del primo split di quest'anno e durante il secondo split di quest'anno. Ciò che significa? Significa che i team anche che sono entrati, i team nuovi, vanno a prendere i team, i punti che avevano il team su cui hanno di cui hanno preso il posto, oppure quelli che comunque avevano già in precedenza. Quindi per esempio gli Underworld, che comunque in questo split hanno cambiato totalmente roster, devono ripartire da zero punti perché sono arrivati ultimi. Questo significa, fa capire quanto questo split sia decisivo anche per andare a vedere quello che poi succederà l'anno prossimo, appunto nel nuovo campionato del PG Nuts. E nuovo sicuramente favoriti, che non partono con tantissimo punteggio. I Fox dall'altra parte sappiamo ben poco, perché è un team totalmente nuovo, è cambiato del tutto rispetto a quello che c'era nel Tormenta, e le informazioni sono poche che ci arrivano. Sicuramente sono l'underdog del campionato, che però dall'altra parte sappiamo, abbiamo visto come per esempio delle underdog, come per esempio gli Angry Bats l'anno scorso, sono riusciti poi a dimostrarci tanto, ed ora per esempio i Bats sono riusciti a diventare una delle forze principali di questo Proving Grounds. Diciamo che gli Enemies hanno lasciato una buona guardia a mantenere le veci di quelli che sono i team più di esperienza e i team che sono riusciti a performare bene. Hai fatto bene l'esempio di Angry Bats, che all'inizio dello split scorso sembravano fare un po' fatica ad adattarsi, assieme ad anche team come gli Away From Normal, che hanno subito anche cambiamenti di roster all'interno dello split stesso, ma siamo riusciti a vedere una seconda metà dello split in totale ascesa per i pipistrelli, che sono riusciti poi alla fine a contendere il posto per il secondo e il terzo gradino della classifica. Insomma, non è qualcosa che passa inosservato, soprattutto se bisogna guardare poi a livello di crescita e in prospettiva di un secondo split. Ed eccoci qua il secondo split, che vede nuovi ingressi, di cui hai detto bene, come nel caso dei Fox Esports, si sa poco. Non abbiamo tantissime informazioni, perché comunque sappiamo anche che con i team di Tormenta sono soggetti a diverse variazioni, no? Comunque, ripetiamo, è un campionato amatoriale, i player possono cambiare, possono esserci nuovi orizzonti, ma sapere
che in questo caso non sappiamo esattamente che cosa aspettarci, è forse anche un plus, pensando anche al fatto che dall'altra parte non è semplice studiare particolarmente bene il team avversario. E a proposito di team avversario, parlando di playstyle, parlando di preferenze, tutto ciò va declinato ad una nuova season praticamente che va a cambiare tutte le carte in tavola, e non stiamo parlando di qualche item, di qualche statistica numerica che è cambiata, si parla di interi rework, perché adesso l'Infinity Edge, per esempio, cambia tutto, diventa un item fondamentale, ancora di più di prima, prioritizzato item 1. In realtà sì, a livello teorico sì, ma non viene ancora scelto dai giocatori. Molte volte, soprattutto nella patch 13.10, è uscita con delle statistiche non particolarmente adatte. Poi vai a preferire per esempio la tempesta impetuosa. Ma in generale abbiamo degli item da DC totalmente cambiati. Storm Razor dovunque come primo item, che va poi a cambiare in base a quello che la DC vuole. Gli attacchi energizzati ormai sono diventati parte principale di qualsiasi build, quindi tutto è cambiato su quel ruolo. C'è anche la nuova Trinity Force, che comunque ha rimesso per esempio in campo anche alcune build di Ezreal. Ho visto addirittura Ashe con la Trinity. Abbiamo tante cose, anche per esempio la Guinzo, che anche essa è diventato mitico, quindi altro item che per esempio ti permette di avere anche un po' di AP. Quindi campioni come Kog'Maw, come Kai'Sa sono tornati incredibilmente forti, soprattutto Kog'Maw in questa patch, nella 10 ma anche in quelle successive, quindi nella 12 e nella 13 che abbiamo live. Kog'Maw è veramente forte, quindi sicuramente il playstyle dei team sarà incentrato su quella bot, proprio sul far scalare, cosa che abbiamo anche visto nel frattempo anche nello scorso split, ma potrebbe essere ancora più accentuato, dare importanza alla bot e poi spostarsi nelle altre lane, perché la mid lane e la top lane sono lasciate un po' così, un po' a vuoto. Diciamo che sicuramente questo rework degli item interessa in buon modo soprattutto la parte inferiore di mappa. Poi vedremo che ci sono stati anche degli aggiustamenti verso gli item per da mago, gli item da tank, da bruiser, per verso la corsia superiore. Però una cosa che abbiamo dovuto sottolineare è stato proprio come cambiava per la bot lane, anche per esempio la reintroduzione della static. Per chi non è così nuovo di League of Legends, la static fino a 2 anni fa era ancora un item che si poteva buildare, poi l'hanno tolto. Arrivando anche a nuovi draghi elementali come il drago Hextech, che faceva una cosa più o meno simile quando si riesce a conquistare l'anima. Adesso invece la static torna, e torna anche con essa un grande potenziale attorno a cui costruire la propria build. Su Yasuo e Yone soprattutto. Su Yasuo e Yone, perché sono sicura che l'abbiano pensata proprio per Yasuo e Yone, ma non facciamo noi le regole. C'è da dire che hanno subito delle variazioni in questo senso, ma ne parleremo qualora venissero piccati, perché signore e signori, siamo nella prima draft di questa sera. Novo Esports contro Fox Esports, pronti per la prima best of one di oggi. Cercano subito di nuovo di dare importanza alla corsia centrale, un Akshan che con la Winx è diventato veramente forte, quindi giusto andare a rispettare un campione che può essere piccato dall'altra parte. Molto rispetto soprattutto per la corsia centrale. Dall'altra parte invece è una Zeri che è ritornata di nuovo con la Trinity. Trinity e Runan, build molto forte e presente in questa patch, ed è un campione che potrebbe essere veramente difficile da gestire se per esempio non hai nella tua champion pool campioni come Vi, come Mokai, che ti permettono di tenere Zeri ferma. Vediamo questa prima fase di ban, che si orienta in due direzioni molto diverse. Dal lato Novo viene bannato Akshan, Katarina e Olaf, che sono dei pick molto prioritari, soprattutto se partiamo dalla top lane. Olaf lo conosciamo molto bene, un bruiser che ormai passa più tempo a fightare che a stare in corsia a farmare, ed è esattamente ciò che lo definisce. Katarina, un mid laner estremamente fastidioso, soprattutto con i nuovi item, e Akshan che può ancora rotare all'infinito attorno alle torri. Primi pick, partiamo dal support. Milio scende in campo per i Novo Esports, e dall'altro lato stiamo vedendo due ipotesi di Enchanter che saranno confermati da Lulu. Sono tornati gli Enchanter in corsia inferiore. Sicuramente Milio, ok? Milio è diventato veramente forte come campione, anche perché può affiancarlo a campioni come Jinx, oppure avere campioni dall'altra parte molto più aggressivi, che vogliono cercare più che lo scalare essere già aggressivi nel mid game, come per esempio Lucian,
Emilio è diventata la nuova Lucy Annami, che comunque è ancora viabile, ma non è così forte. Difatti, vedono Lulu dall'altra parte, Jarvan, che comunque è un'ottima combo da andare a prendere insieme, alla fine dall'altra parte si fa selezionare proprio Lucian. Quindi botlane aggressiva che vuole cercare di prendere già il vantaggio ai primi livelli, e a questo punto, venendo Jarvan dall'altra parte, ci sono ancora tanti jungler da poter prendere per il nuovo, andare appunto di Vai sicuramente contro Jarvan è la scelta migliore. Anche perché ti puoi garantire una forma di più forme di ingaggio, di arrasse per infastidire l'avversario, togliere l'armatura, cosa su cui Jarvan lavora molto bene, considerando anche che in scala anche sul danno fisico, e soprattutto ti vuoi garantire una via d'uscita da quel cataclisma, e lo spaccaferro può essere una di quelle. Quindi, vediamo ora la selezione accanto a Lulu, sarà confermato a Felios, quindi parliamo di Hyper Carry invece dal lato Fox, cosa su cui si sta anche lì tornando a parlare sempre di più a Felios, Jinx, ma come hai detto anche bene tu, il ritorno di Kog'Maw, quindi parlare di Hyper Carry ci fa presagire delle partite che potrebbero andare in due direzioni per far funzionare questo tipo di campione, o puntare sul hyper farming, quindi andare a puntare sulle parti più late della partita, game che durano anche 40 minuti, ok? Dall'altro lato vuoi far snowballare molto presto questi hyper carry per accorciare la distanza d'attesa verso quel momento, quello spike del terzo oggetto. E ora passiamo alla seconda fase di ban. Seconda fase di ban che si incentra ovviamente sulle side lane, sulle solo lane, quelle lane che per ora ancora non sono state toccate dalla draft. Vediamo sicuramente Ahri, che comunque con Vi rimane una combo molto forte, non solo con Ahri ma comunque anche con la tanta aggressività che stanno già mettendo in campo di nuovo. Quindi cercare anche proprio quello snowball che può bloccare tantissimo lo scaling che vuoi andare ad applicare sia con Lulu che con la Felios. Non abbiamo parlato di Nico, il rework di Nico che è entrato prepotentemente nel competitivo, e un po' ci fa piacere dalla parte vedere un minion che knockappa tutti i team, minion. Insomma è un po' strano, ok? Oppure un lume che knockappa tutti il team. Allora ricordiamo, situazioni strane. Ricordiamo a tal proposito che Nico al momento viene piccata soprattutto in mid lane, ok? Quindi è più probabile che potrà essere intercettata in quel lato di mappa. È stata anche un po' aggiustata per renderla viabile in giungla, ma viene comunque preferita al momento da corsia. Xante è selezionato per la corsia superiore, e una cosa importantissima da ricordare per quanto riguarda il mini rework di Nico è che Nico, noi perché parliamo di ward, parliamo di minion, potremmo parlare anche di bulbi esplosivi o piante da frutto mieloso, perché Nico può acquisire l'aspetto di qualsiasi cosa abbia una barra degli HP. Qualsiasi, cioè voi potete diventare una ward così. E vi potete muovere, cosa non scontata. Un idropippottino di Velvet, un ragnetto, uno spider di Elise o di Malzar. Continuiamo con la draft, qua voglio fare uno shout out perché un altro campione che viene assolutamente prioritizzato per la mid lane è proprio Thalia che andrà nelle mani di Riwin, che sarà una presenza molto importante, soprattutto perché la mid lane dei Fox deve ancora essere selezionata, a meno che non sia quel Cassante in mid lane. Potrebbe, perché è rimasto comunque la possibilità del essere un totale flex, l'abbiamo visto in pratica su tutti i campionati che abbiamo visto in questo momento, che sono già iniziati, e alla fine l'ultimo pick per la mid lane sarà la Annie, quindi sapendo che c'è tanta aggressività dall'altra parte, preferisci rispondere con un campione che può comunque rimanere safe e aspettare le fasi di partita in cui hai bisogno di premere flash R, perché lì sarà fondamentale Annie. Sicuramente Thalia può andare a bloccare tanto del kit di Jarvan, può bloccare anche tanto del kit di Xante, può essere fastidiosa per un contro ingaggio, perché i Nova vogliono aggredire per prima. Vogliono aggredire, hanno anche la possibilità di scaling con Gwen, che comunque non è da sottovalutare, anche sapendo che un matchup potrebbe essere positivo, soprattutto quanto va più avanti la partita. Quindi tanta aggressività di nuovo che vanno anche a bloccare quello che vogliono fare i Fox. Quindi draft praticamente completa. Allora, Novo sono riusciti ad andare molto convinti. C'è da dire, su quella top lane mi aspettavo una risposta un po' più elastica da parte dei Fox, nel momento in cui tu potevi tranquillamente optare per un flex di Xante mid lane, sapendo sicuramente ok, ti trovi contro Thalia, magari non potrebbe non essere il migliore dei matchup, ma è sempre preferibile a un counter matchup in cui è stata
instapiccata Gwen, sapendo che Xante si trovava in corsia superiore, e c'era modo invece di counterpiccare a sua volta. Oddio, c'è ancora la possibilità che si faccia come in LEC, per cui vedremo il mid laner dei Fox andare in top lane e viceversa, ma sono curioso di vedere che cosa hanno in serbo per noi. È finita la prima draft della serata e stiamo per entrare in partita. Prediction? Cioè, no. Analisi draft? No. Non è il mio ruolo. In realtà sì. Però, allora, la draft, sicuramente quella dei Novo è molto completa. Anche troppo, in realtà, perché ha scaling, ha ingaggio, controingaggio, bloccare gli ingaggi avversari, ha comunque tanta aggressività con Lucian, con Milio ed anche con Vi, che è difficile pensare a un'altra draft che potrebbe mettere in... potrebbe dare complicazioni a questa draft molto completa di nuovo. Sicuramente dall'altra parte c'è comunque molto scaling, quindi riuscire a bloccare l'aggressività di nuovo è la win condition fondamentale dei Fox Esports, che vorrei fare uno shout out. C'è tantissimo tifo dei Fox in chat, questa cosa mi fa molto piacere, anche perché, come detto prima, sono anche un po' questi underdog che vogliono cercare di fare tanto contro i grandi, e fa piacere vedere tutto questo tifo. Signore e signori, per questo Summer Split di Proving Grounds, per la prima partita della prima giornata, sono felice di poter annunciare che siamo in partita. Benvenuti nella landa degli evocatori per questo primo match Novo Esports contro Fox Esports, e niente di meno che siamo pronti. Pronti anche, sai cosa, Tave? Vada. A fare le vostre bet. Fox Esports, avete detto che c'eravate in chat, cioè, vi abbiamo visto, vi abbiamo sentito con tutto il vostro tifo. Mi raccomando, piazzate i vostri punti canale sulla squadra che reputate essere più preparata, più pronta, con una draft più colorata, più interessante per questa prima partita, perché da qua si inizia a creare punteggio e si inizia a creare classifica. È la prima partita, può essere fondamentale come... No, dall'altra parte, voglio sottolineare proprio questa, il continuo del discorso che stavo creando prima, perché c'è Imperial con il PTA, quindi vuole essere stra aggressivo, lo vediamo già ora. Vorrebbero essere aggressivi? Non se l'aspettano. Fall infatti prende tantissimo dolore, già utilizzato l'ustione di Lucian, costringe Aphelios a tornare in base e privandolo quindi di questa prima ondata. Seguendo questo discorso, di nuovo che subito vanno aggressivi in questo momento, ed è giusto così, per quello che stavo dicendo prima e per quello che hanno draftato. E dall'altra parte i Fox vogliono rimanere safe, vedendo anche per esempio il piede lesto su Aphelios, quindi la volontà di voler rimanere più lane, avere più sustain, anche se ammetto, avere sustain in questa lane con Lucian Milio è molto difficile. Diciamo che comunque le cure non sono floride in questa prima parte della partita. Milio, che comunque da Enchanter vuole lavorare sugli scudi, sulle cure, andrà sicuramente per una build che vuole prioritizzare queste. E ripetiamo, di là ci sono, c'è un'altra composizione da Enchanter, la differenza però è che adesso Lucian, come ogni volta in realtà, ha la priorità per l'early game. Un Lucian tra l'altro che decide di andare di press di attack e non di first strike. Meno male. Io ammetto, preferisco Lucian. Questo lo dice lei, meno male, ok? Lo preferisco io, ok? È un mio gusto personale, voglio esprimerlo a tutti. Più che altro perché il first strike era troppo situazionale. Il PTA ti permette sempre di avere uno scambio positivo, e questo è un qualcosa di sicuramente molto buono. Priorità ovviamente data alla bot lane di nuovo, con una Vi che vuole essere già aggressiva, ma in realtà c'è prio su praticamente tutte le lane, quindi Vi può muoversi praticamente dovunque, ed è... Psycho dovrà stare in una giungla che ormai non è più sua. Si ingaggia infatti in giungla, subito stordito Psycho, che però cerca di difendersi prontamente. Johnny ha pochi HP, deve andare indietro, volano i flash, volano tutto. Psycho ha pochi HP, sta cercando ancora di resistere. Arriva lo scudo, non riesce, primo sangue per Milio. Ed ecco qua che arriva la prima kill. Imperial va a continuare e dà una seconda uccisione alla bot lane di Novo Esports. Fall cerca di difendersi, abbraccia la torre, usa la pozione, devono andare in difensiva.
grande pulizia di nuovo. Forse non è stata l'azione perfetta, ma comunque sono riusciti a prendere vantaggio in quel early game. Dare anche una kill a Milio non fa nulla, l'importante è aver messo almeno una su Lucian, che ti permette di andare prima possibile dello spike dello Storm Razor, che in punto 10, in punto 11 è fondamentale. Confermo, alla fine un piccolo aggiornamento, siamo in 11 e non in 10. Imperial ha scoperto il buff della 13.11 e ci va bene così, potrebbe arrivare la doppia, no? Izir riesce ancora a sopravvivere, Imperial fa valere l'early game di Lucian ed eccoli qua, 150 gold d'Italia. Subito, stra aggressivi, Imperial ex giocatore degli Apo che riesce, che ritorna nelle vesti di nuovo e vuole essere il carry principale. Sa di essere in una squadra comunque piena di talenti. Abbiamo Tinelli, abbiamo Scar. Vai, questo è centrale, subito ad andare ad ingaggiare Aspierina, purtroppo ci saluta e torna in base con un fast recall. Kill è data a Ryuin, che ricordiamo è un player che viene dalla Corea, quindi non vogliamo andare a dare dei connotati regionali alle abilità dei giocatori, però vedere grandi skill e grandi capacità. Anche perché sono due coreani nella squadra. E per quello dicevo, Imperial deve riuscire ad emergere in una squadra anche con Scar e Tinelli, grandi conoscenze del campionato italiano, deve cercare di fare tanto, e già ci sta riuscendo perché il team ci sta giocando intorno, stanno creando vantaggio proprio dove serve, cioè nella bot lane, la win condition fondamentale per i nuovi esports, che ora con i primi back subito farete solare che è fondamentale, è diventato un primo spike, anzi già lo era un primo spike importante, ma viene spostato negli item leggendari e non mitici, per questo la scelta di andare di un mitico prima appunto per gli AD carry, che molte volte appunto è proprio quello Storm Razor, che soprattutto con Lucian e Lucian Milio ti permette di avere degli scambi stra aggressivi. E quindi continua a avere priorità, c'è addirittura il Drake, Jarvan completamente chiuso a farmare, non può trovare azioni nella mappa. Guardiamo adesso come Johnny torna nella sua quadrante inferiore di mappa, pinga al drago, primo drago della partita, sarà un drago infernale che quindi andrà a dare delle indicazioni ai propri laner, mid e bot lane, entrambi i jungler si avvicinano alla corsia inferiore, immobilizzato però Imperial che cerca di andare out, flash infatti, Psycho quarto cerca di andare a dare supporto ma sembra più una pungible in questo momento, si è assorbito così tanti danni che gli impedirà di tornare nelle prossimità del drago. Flash perfetto di Imperial, anche perché lui è l'unico che ha una taglia in questa partita, quindi deve cercare di rimanere in vita per quanto voglia essere aggressivo. Quindi flash indietro, ringaggio, ed ora di nuovo hanno possibilità in ogni caso di andare verso un Drake. Dovevano fightare, dovevano cercare di essere aggressivi, anche perché è un Drake che in singola copia sicuramente fa gola ad entrambi i team, e nuovo lo sanno. Continuano ad andare in avanti, continuano ad essere aggressivi. Molto buono il polimorfo su Lucian di Izir che fa respirare Fall in questa prima fase di partita, che purtroppo è molto difficile per lui. Ha scelto di startare con il Kall in questo caso, quindi gli dà la possibilità di rushare quei primi 100 minion che in realtà arriveranno in un secondo momento, perché vista appunto la difficoltà di corsia servirà un po' più tempo del previsto. Ma in questo caso 4-0 per i Novo Esports, la partita non inizia benissimo per i Fox. Perché ogni volta che si nomina il Kall penso alla canzone dei Pentakill? Ogni volta spero che tu inizi a cantarla, ma non succede. No, allora sono stato bocciato all'esame di solfeggio cantato. Capisci che... Ma non è canto il solfeggio cantato? Vabbè, devo intonare. Ma secondo me è perché confonde leggere le note e cantarle. Non lo so, forse entrambe, chi lo sa. Torniamo a tornare ai LoL, perché la top lane non l'abbiamo nominata e c'è un motivo, è la corsia superiore. Più che altro Xante non può essere, potrebbe essere aggressivo, ma contro una Gwen che comunque riesce a stare safe nei momenti adatti e riesce poi ad scalare, deve stare molto attento ad essere aggressivo, perché un piccolo errore può significare free skinning per Gwen, soprattutto con Scar, che direi che è uno dei top laner più forti di questo Proving Ground. Devi assolutamente rispettarlo, anche per il livello di vantaggio. Messaggero dalla landa, Johnny già in posizione, meno di metà HP, ormai anche meno di 1000, a breve Scar aiuta a dare il pull finale, dando priorità a quella che sarà il push, il livello di
disrupting che questo avrà sulle torri. Primo mattone importantissimo da gold extra, adesso ci sono dei timer comunque modificati, ricordiamo con le nuove patch anche delle ondate dei minion, per cui arrivano tutte allo stesso momento e non ci sarà più ormai più questa attesa che dovrà andare ad essere compensata sulle sidelane rispetto alla corsia centrale. Sono curiosa di vedere dove sarà piazzato, perché comunque Thalia si trova in un'ottima posizione, ma perché non andare a farmare ancora di più su quel Lucian che ha strattato di Kraken Slayer? Particolare, hai entrambe le scelte, sia del Kraken Slayer che come Storm Razor, proprio come item principali per andare a iniziare la tua build. Si va a preferire il Kraken quando sai anche che hai bisogno di danni crescenti, non fa più danni puri, ma comunque sono danni fisici molto importanti che vai a applicare sul terzo attacco. Continua appunto anche Jarvan a roteare verso la corsa inferiore, anche perché vorrebbe cercare di ribaltare questa situazione svantaggiosa per i Fox, cercando ovviamente di dare vantaggio a Psycho quarto. Cerca di andare in offensiva verso la corsia inferiore, sterminio per Imperial, con le cure di Emilio non sente niente, era solamente una formalità, voleva riprendersi e continuare a farmare indisturbato. In questo caso ancora una volta Itzir, menzione d'onore per riuscire a dare solidità ai propri teammate, ma adesso ci sono Johnny e Rewin che fanno un viaggio nella corsia inferiore, teletrasporto che arriva da parte di Annie, pronto a dare manforte ai propri alleati, evocato il messaggero dalla landa, pronto a dare la testata. Non riusciranno ad abbatterlo prima del tempo e quei gold extra vanno tutti su Johnny. Alla fine va bene così, anche perché Vai non ha preso nessuna kill, è riuscito a dare degli assist molto importanti, delle azioni importanti proprio per il proprio team. Quindi comunque alla fine va bene così, l'importante è riuscire a battere il prima possibile la corsa inferiore. Quindi in ogni caso prendere placcature fa sicuramente gola. Ora devono continuare a puntare su ciò. Scar sta giocando un'ottima, tra tante virgolette, weak side. Deve appunto cercare di continuare a mantenersi 0-0, sapendo che entrambi i jungler devono puntarsi su quella corsa inferiore e poter aggredire ovviamente quando se ne ha la possibilità, soprattutto quando arriverà almeno il primo round. Ricordiamo che Xante in questo matchup contro Gwen si trova totalmente counterato, per niente facile resistere, può puntare di conseguenza a un momento in cui sarà un 2v1 a favore dei Fox, quindi puntare magari ad un gank di Jarvan IV che però sembra voler prioritizzare più la botlane, che cosa che non sta trovando particolare successo finora. In questo caso Gwen con i danni puri sicuramente forte già di mezzo item fa male, si fa sentire. Granduzzo non si può permettere di andare più avanti di quello che sta facendo. Ed ora a questo punto i Fox cercano di invertire un pochettino questa rotta. Sanno che in bot lane aggredire è difficile, sanno anche che Vai si trova per forza in corsia inferiore perché deve continuare e proteggere la propria bot lane e continuare a farla scalare. Sicuramente il Drake andrà a loro e devono cercare a questo punto di giocare verso la top lane. C'è Jarvan già lì e hanno possibilità anche di prendere il messaggio della landa che dovrebbe spawnare fra un paio di minuti. Quindi devono cercare a questo punto di invertire un pochettino la rotta, soprattutto perché vedete, i Novo hanno già preso la prima torre, quindi sono riusciti a sfruttare questo vantaggio che comunque si trova a 5000 gold, sono tanti. Si prova Grandus, potrebbe andare in all out, lo sbalza fuori, arriva anche Psycho che costringe ad indietreggiare, riesce ancora a salvarsi, scalo con il ricamo fatale e ancora i piedi, non ha deciso di mollare, arriva Rewin che però decide di andare a roamare in top lane e utilizzare il suo teletrasporto, manca l'ultima pietra e Rewin riesce a prendere la kill. La pulizia di Scar è stata incredibile. Ricordiamoci che Gwen non ha il flash, quindi ha dovuto gestire tutto aspettando il cooldown della propria E e ritornare indietro appena Jarvan ha utilizzato il cataclisma. Gestione perfetta. Ed ora Johnny, sapendo questa cosa, subito andare in corsa superiore, permettere a Gwen di spostarsi in botlane. La botlane, quindi Lucian e Emilio, si spostano proprio in corsia centrale e quindi c'è già questa rotazione per andare a bloccare le intenzioni che stavano andando a creare i Fox, quindi cercare di spostare il focus del proprio jungler. Subito vanno a counterare ciò con un'ottima rotazione. Iniziano ad appropriarsi della giungla dei Fox in Novo Esports. Johnny prende il potenziamento rosso dal lato di Psycho e iniziano piano piano a spingere. La prima struttura è caduta in corsia inferiore e vediamo ora la rotazione di Gwen in quelle zone. Si sposta la mid lane verso la top e adesso vediamo Imperial in corsia centrale, pronto a ricevere
i sacchi di danaro che potrebbero offrire quelle placature, quindi stanno spingendo tantissimo e i Fox Esports stanno cercando invece di spingerli via, ma è difficile quando le ondate spingono così tanto. Poteva anche esserci la rotazione di Imperial e Tinelli verso la corsia superiore, sarebbe stato anche interessante andare a prendere placcature lì, appunto concentrandosi sul messaggero. Comunque ti dà possibilità in ogni caso la rotazione di midlane, questa possibilità, e quindi in ogni caso continuano di nuovo a muoversi per bloccare le possibili win condition degli avversari e cercano di tirare avanti verso le proprie. Lusiana che sta tirando dritto verso il secondo item, corona della regina infranta per Talia che è già nel suo inventario, ed ovviamente la mannaia oscura, fondamentale perché comunque ti permette di abbassare la resistenza degli avversari e quindi significa che tutti di nuovo possono fare più danno quando e vai in zona. Mi sembra che abbiamo parlato un po' poco delle rune di Talia. Talia che decide di andare per Eri, che giustifica quindi anche la corona della regina infranta, quando abbiamo visto Talia, un mago da burst damage che mette tanti danni in poco tempo e vorrebbe fare questo lavoro per tutto il game. Cosa la porta invece a optare per questa build un po' più supportiva in modo tale che resista nei teamfight? Perché ha già dei danni dall'altra parte, ha già Gwen, quindi ci sono già tanti danni AP, c'è già Lucian. Il suo scopo in questa draft è cercare di rimanere nel fight il più tempo possibile e andare a bloccare i raggi di Xante, i raggi di Jarvan e cercare di bloccare quella aggressività che vorrebbero avere i Fox quando ne avranno possibilità appena arriveranno i due terzi item, ma si farà fatica, faranno tanta fatica, perché ora è arrivato lo Storm Razor per Aphelios. Ciò significa che Lucian sta arrivando al già al secondo item. Capite bene che 5000 gold di distacco, che sono principalmente in realtà dovunque, su qualsiasi lane, e anche ben distribuite le risorse, capite bene che per i Fox arrivare a quello spec importante inizia a essere molto difficile. Anche perché fra un minuto e mezzo arriverà il prossimo Drake. Aver perso le strutture significa non avere priorità, e non avere priorità significa non avere possibilità di andare verso quegli obiettivi neutrali. Fox che si trovano sicuramente in difficoltà, e adesso forse hanno selezionato una composizione dall'esecuzione non facile, pensando al fatto che comunque Aphelios e Lulu hanno bisogno di abilitazioni, motivo per cui abbiamo visto spesso Psycho in corsia inferiore precedentemente, ma non ha dato i risultati sperati. Allo stesso modo, Annie in tutalia, ok, potrebbe reggere la corsia, ma non riesci a counterpiccare alla luce dei fatti. A questo punto avrei preferito un Xante flexato in corsia centrale e optare magari per un Sion in top lane per poter dare ancora più solidità. Poteva essere un'idea, però andare a mettere Sion in 2 Gwen comunque era un matchup difficoltoso. Quindi in realtà doveva esserci per esempio qualcun altro che poteva andare a bloccare lo scaling di Gwen, e in mid lane qualcosa che potesse essere aggressivo ma bypassando i forti controlli che vuole mettere Rionin. Nel frattempo, chiaramente stai parlando di Singed, no? Forse Drag, potrebbe arrivare il cataclisma, eccolo qua, però il primo a cadere è proprio Jarvan. Imperial è ancora vivo, ma ormai per poco. Shutdown garantito per Grandoth, che inizia a tornare in partita. Quella forza della natura potrebbe iniziare a staccare un po' più velocemente adesso. Muro della tessitrice per tenerli a bada, ma comunque riescono a dare dei colpi alla torre. Riescono a riessere aggressivi questi Fox, che perlomeno si sono fatti vedere, hanno trovato un'ottima azione, sono riusciti a prendere qualcosa ma non troppo, perché comunque Scar non ha partecipato al teamfight, perfetto, ha farmato e ha preso anche un'altra torre, quindi è stato uno scambio e per Inovo alla fin fine va benissimo così. Comunque per i Fox non voler cercare uno scambio potrebbe significare disperazione, anche perché sapevi che c'era Gwen lì, non la puoi gestire, provi ad andare aggressivo, vinci anche un fight, però potrebbe non bastare anche per esempio per andare a prendere questo Drake che molto probabilmente andrà nelle mani dei Novo. Terzo drago che appunto non abbiamo chiamato l'anima perché questa prima partita parla da sé e mostra una Landa Chemtech e un Soul Point guadagnato per i Novo Esports. Qui comunque c'è una Landa importante che devono andare a prendere di nuovo. Potrebbe essere il momento di Fox di recuperare questa partita? Chi lo sa?
rimane comunque molto difficile andarsi a riprendere questa partita, appunto per la forte aggressività che stanno mettendo i campi nuovo. Ora si sono un attimo fermati, la partita ovviamente è andata un minimo a bloccarsi, ma anche dovuto al fatto che Scar ha bisogno perlomeno dei due baratroggetti, ha bisogno dell'Ente di Nashor, ha bisogno anche della Zonia, in modo da poter essere aggressivo ma comunque avere un item difensivo che ti permetta di rimanere in fight il più possibile. Ci sono ancora bisogno di un attimo di ingredienti per questa vittoria di nuovo, ma i Fox devono cercare di bloccare la presa di questi ingredienti, devono cercare di bloccare mentre cucinano, non lo so, tipo ribaltare la cucina, fare qualcosa del genere. Mi piace. Se ci pensi, Xante quando sbatte a terra in tofu è come se stesse sbattendo a terra, non lo so, un tavolo. Prende spam nella corsia. Potrebbe star facendo proprio così. Quella kill lo aiuterà riuscendo comunque a tenere una corsia neutrale. Secondo messaggero della Landa però conquistato dei Novo. Dalla sua prima testata alla seconda struttura in mid lane, di mezza alla sua barra degli HP. Ingaggiano di nuovo con il cataclisma. Vanno subito su Lucian che perde tutta la barra degli HP. Ser prende la kill. Tinelli costretto a flashare out. Riesce comunque a trattenerli, ma Tibbers lo insegue. E con Anniversary che gli sta facendo brutto, decidono prima di prioritizzare le strutture. Saggio da parte di Fox non prioritizzare le kill, ma anche il muro della tessitrice, devono stare attenti a non rimanere intrappolati con loro. Ottimo qui Fox, soprattutto perché sono resi conto di Imperial che continuava a scattare, e quindi quando c'è il cataclisma tu con la tempesta impetuosa non puoi scattare, non puoi fuggire via da quella suprema. Quindi hanno visto che è la seconda volta che c'è questo errore, puntare subito su Lucian è stata la scelta migliore, ma attenzione a Gwen. Ricamo fatale, ma viene immobilizzato subito a rispondere Jarvan, ma non gli interessa niente, uccide prima Felvius, continua ora su Jarvan, ormai non lo puoi più fermare, ci riprova, continua, riesce a Esperina a prendere Johnny, ma è ancora vivo Scar, ormai al coltello tra i denti, una sforbiciata dopo l'altra, se ne prende uno alla volta, ed eccolo qui a cercare la terza kill. Mamma mia, Scar ha ribaltato completamente un altro teamfight perso dai propri compagni. Probabilmente lui ha detto, ragazzi, prima non fightate, perché avete fatto? Aspettate me, non vi preoccupate. E difatti questo è successo. Appena è arrivato Scar, devastati. Guardate i danni! Scar, scusami, ho sbagliato, non era benvenuti nella landa degli evocatori, era benvenuti nella landa di Scar. Non ci permetteremo mai più di disrespettare in questo modo. Signore e signori, è Barone Nashor per i Novo Esports che stanno praticamente prendendo questa partita e mettendola in tasca con una facilità degna di un team che vuole puntare in altro. 4-0 per Gwen in top lane, 2-0 per Thalia. E a questo punto io vorrei porre l'attenzione su quelli che possono essere le vie d'uscita per i Fox da questa situazione decisamente poco sorridente a loro. Ricordiamo che hanno una Felios che è appena al primo oggetto completato, quindi c'è la possibilità di uno scaling. Comunque Granduz sta mantenendo uno score ordinato, netto, con il secondo oggetto, quella Jackshaw appena pervenuta in inventario. Potrebbe non essere abbastanza per intaccare quei danni, anche perché parlavo di una Zonia per Gwen, sta arrivando una Voidstar. Vuole avere penetrazione magica, vuole avere danni. E già ne ha tanti, forse anche troppi. E ora col Baron ovviamente possono andare a pushare, possono andare a cercare le strutture, vanno in mid lane, possono spostarsi verso le side lane, pian piano continuando a mettere pressione, e perché no, anche prendere un'anima che permetterebbe a Gwen di avere ancora più danni quando si è rovita, un po' come una passiva di Olaf, e quindi ti permette di sfruttare al massimo tutte le fasi di un teamfight, anche quelle finali, anche quelle un minimo difficoltose. Continua a pushare, un 4-1 importante, difficile da bloccare per questi Fox, hanno poche vie di scampo, ma i Novo stanno bloccando anche quelle. Muro della tessitrice, cercano piano piano i Novo di entrare in base e mettere ancora più pressione, sembrano riuscirci. Granduz e Scar potrebbero avere un altro incontro diretto faccia a faccia. Ha sempre meno HP la torre alla base, la prima torre al Nexus appunto dei Fox Esports, ma ancora riesce a resistere. Provano a difendere i Fox da questa parte centrale e inferiore di mappa. Nel frattempo la top lane sembra riuscire a prendere un respiro.
di quiete. Ma guardiamo anche Vai, pronta con lo spaccaferro, potrebbe cercare il flank, nulla le impedisce di farlo ed eccola là che entra, ma risponde subito Psycho con il flag and drag, arriva con il cataclisma, cerca di chiuderlo, ma Vai adesso è da sola, deve andare ad aiutare i propri alleati perché Tinelli cade e continua Imperial a dargli il colpo di grazia, comunque i danni ci sono e fanno da padrona. Aspirina viene abbattuto da Johnny, subito a girarsi tutto il team di Novo Esport che non perde di vista la mappa, ricamo fatale dalla kill a Imperial. L'ha battuto Aphelios ancora una volta. Lo sbalzo in aria non sarà sufficiente. Xante non può niente. Novo Esports che dominano questa prima partita. Scar fa da capolista ma abilitato da un ottimo gioco di mappa. Mamma mia, che giocata di Novo. Possono andare verso la base, vanno a prendersi la prima torre inibitore, vanno verso la seconda. Ormai possono tirare dritto, possono andarsi a prendere questa prima vittoria del Summer Split di Proving Grounds. Facile gioco oserei dire, 14-5, 23 minuti, soul point, non c'era bisogno di altre formalità per presentare i Novo Esports questa sera che hanno parlato chiaro, hanno parlato attraverso i fatti e questo primo game sicuramente li ha fatti partire col piede giusto. Sì, hanno tirato completamente dritto, non hanno lasciato nessuno spazio per gli avversari di poter recuperare, di poter avere la possibilità di scalare, di far scalare Aphelios, di dargli la possibilità di avere danni. Non c'è stato tempo per tutto ciò. E parlavamo anche del possibile scaling che avesse comunque la comp di Novo con Scar, con Gwen. Ha comunque raggiunto due slash progetti a 22 minuti, quindi ha scalato. E come si è scalato? Forse è un po' troppo presto, quello sì, potremmo discuterne, ma comunque ha scalato. Dipende per chi. Giusto. Lo scaling sono solo punti di vista. Parlando di punti di vista, sai adesso a chi andiamo a chiedere di questi punti di vista? Lo so, ma lascio dirtelo a te. Potevi far finta di dire che non lo sapevi. Ma comunque abbiamo con noi Tinelli per l'intervista. Bonjour Tinelli! Bentornato! Buongiorno. Eccoci qui. Come stai? Molto bene, te? Bene, ti sta bene l'azzurro, sai? Vedo grazie. Bene. Ma si sente bene o si sente male? No, si sente bene, si sente bene. Allora Tinelli... Partiamo da questa prima partita, ok, che ti ha fatto partire con calma, ok? Sembra che non voleste per forza dover premere un po' troppo il polso, ma forse è successo lo stesso. Com'è andata? Intanto benvenuti in Proving Grounds. Grazie, speriamo di venirci poco. Comunque, credo... In che senso? No, vabbè, speriamo di tornare in PG come al solito. Comunque, credo che il game era facile, cioè... A una certa gli enemy pensavo fossero andati up, che non li vedevo più sulla mappa e ogni cosa era facile da fare. Allora, siccome abbiamo capito che l'avete smurfata in questo primo game, ti giro una domanda. Cosa consiglieresti ai Fox alla luce di questo primo game? Allora, magari ampliare un po' la pool e non aver paura di giocare la laning phase, perché... Ad esempio, a Feglio su Luglio potevano punire molto di più, ma avevano molta paura di giocare. Almeno dal mio punto di vista, poi... Ognuno poteva fare quello che voleva. E di sicuro guardare la lane livello 1, perché sennò ti becchi il cheese e perdi il game. Questo. Aggiungo con mia estrema gioia, avete deciso di portare una delle bot lane che finalmente rompono la... il patto di non morte tra Lucian e Nami, portando Lucian Milio. Come vedi la botlane alla luce di questo rework degli item da AD Carry, ma soprattutto anche con le sinergie con l'arrivo degli Enchanter e con i nuovi item da Enchanter? Da support è boring, perché ti devi sempre affidare a un AD Carry. Di solito in solo queue il 90% li flammo, però... Diciamo che con Imperial, alla fine Lucian, Aphelios, Jinx, questi qui, riusciamo a giocare a lane molto bene, quindi non ho problemi. E Lucian Milio credo sia tre tier sopra tutte le altre bot lane, e se prende un minimo di vantaggio è ingiocabile. Per il resto, spero, è la prossima patch che si gioca, no? Quando verrà nerfato sia Zeri, Lucian e il Milio, ci saranno engage support, se sarà più divertente. Se nel fatto si può dire, sì, dovrebbe essere la prossima. Sì, boh.
Allora si giocherà più in engage e sarà più divertente giocare tipo Rell, che è molto forte secondo me. Nautilus, queste cose qui. Tra l'altro Rell che ha subito un leggero rework alle sue abilità, per cui è stata resa anche un po' più versatile, soprattutto negli ingaggi, per evitare di fare all-in e basta, darle delle capacità di trade un po' più versatili. E chi lo sa, magari rivedere anche un po' di Thresh, che so che in Proving Grounds è molto apprezzato. Tinelli, allora, noi siamo super felici di rivederti, ma noi qua abbiamo una tradizione. Prima di salutarci per l'intervista chiediamo sempre, c'è qualcosa che vuoi dire ai fan di Proving Grounds? Ti fate nuova, sempre, e divertitevi, perché ci saranno tante cose spicy, soprattutto in top lane. Soprattutto in top lane, questa è una cosa che non sentiamo molto spesso. Occhi puntati quindi sulla top lane, occhi puntati su Nuovo Esports. Grazie mille Tinelli per l'intervista. Grazie a voi, ciao ciao. La occhi, coppia che scoppia, Scartinelli. Sulla top lane, hai capito Tave cosa hanno detto? Sulla top lane. Io devo entrare proprio in... Avrei fatto il contrario, cioè in realtà il mio mental è già impostato verso la corsa inferiore, c'è tipo uno switch, no? Come i pupazzi. C'è uno switch, dove devo guardare ora? Devo on, guardare verso off, la bot lane. Dove on è bot lane e off è top lane? No, in realtà sono a tre vie. A tre vie, c'è anche la mid lane. Anche la mid? Anche la mid. Sì, dai, la giungla, vabbè. Oddio, no, in realtà... Basta, ho rotto il color caster, scusa, Tave, non volevo... Aspetta, mi devo riavviare. Aspetta. Ok, mi sono riavviato. Spegni e riaccendi. Prego. Sì. Allora, i Nuovo Esports, Tave, sono arrivati e sono entrati a gamba tesa. C'è da dire che comunque partivano un po' in tranquillità, comunque Fox Esports che si trovano ad arrivare direttamente da Tormenta, un po' no, con lo zaino ancora aperto, dovevano ancora sistemare le ultime cose e si trovano già con un team che solido, comunica molto, ha delle intenzioni ben precise. Sono curiosa di vedere il giorno in cui riusciamo, una delle prossime giornate in cui riusciremo magari a interloquire con i coach, ma sono sicura che arriverà presto. Come li hai visti? Devastanti. Masti ci ha fatto capire con quel video su Twitter quanto abbiano intenzione di stompare, non vogliono fare altro. Quindi diciamo che discorsi tecnici sulla draft, su quello e quell'altro, vanno un po' a farsi benedire, come si suol dire. Vogliono tirare dritto e vogliono dimostrare ciò. Non dico niente, ho qualcosa in mente relativa a delle prediction, ma non dico niente. Tu pensa alle prediction che da caster le penso, succede, ma non le dico. Che qui, poi succede neanche un live. Casino, succede se le diciamo, sapete sai come funziona, ma c'è dell'altro. Questa è solo la prima partita della prima giornata del Summer Split di Proving Grounds. Stiamo per arrivare alla seconda e sai chi c'è, Tave? Niente proprio di meno che Deltaland contro Away From Normal. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, torniamo tra pochissimo. A dopo.